che abbiamo finito tutto l'atto 1 e abbiamo ottenuto ogni arma, quasi ogni arma, per tutti i livelli, io credo che adesso tutti Clint, i livelli... sono papà. Ah, aspetta, io pensavo che avremmo fatto già l'atto 2. Effettivamente mi chiedevo Clint, perché... sono papà. Perché c'era un altro puntino ma che non era attivabile. Però aspetta, ciao. La realtà è che c'è Clint, un puntino anche papà. Là in fondo, vicino all'atto 1, ma magari in realtà è solo la C che non è chiusa e basta. Sì, può essere che sia così. E allora niente, effettivamente quello che mi chiedevo era, tutti i livelli abbiamo usato un'arma singola, tranne una, che era quella lì che adesso utilizzeremo. E pensavo che per i livelli successivi avremmo iniziato ad usare combo di due armi, quindi magari quello che taglia insieme alla forchetta, ste cose qua. Vabbè, andiamo da papà. Quando hai un attimo, vieni alla bottega dello spuntino, ok? Certo, va bene. Papà. Certo, papà. Il nacho, che probabilmente distruggeremo con il pugno automatico, giusto? Pronto. Tanega. Sto arrivando, papà. Sarò al negozio in un attimo. Ma è il come si chiama? È il pugno che c'ha anche... Ma ci sono i peperoncini, ma è incredibile. Allora, aspetta, quell'hamburger... Ancora cigli. Devo rifugiarmi al negozio. Polverizzato. Polverizzato. Dite che questo hamburger lo posso... Tira pugno. No, non lo posso rompere, allora. Sembra il pugno di Doomfist di Overwatch. Comunque, porca puttana. Bong. Il nacho è terribile. Aspetta. Gustosi bignè formaggiosi. Bignè formaggiosi. Io non so se a voi piacciono i bignè formaggiosi. Che sono le patatine quelle al... No, in realtà credo siano... Yuppie. Mac and cheese, se ti sposti un po'. Scienza! Scienza! Quando non sai cosa dire, di una parola a caso. Comunque, non credo che nessuno dei cibi che sia qui sia buono da mangiare, visto che siamo in una discarica. Siamo in una discarica e penso che le norme igieniche, nonostante tutto, bisognerebbe un attimo rispettarle, Flint. E io sto per creparci. Sto per crepare malamente. Ok, qua non mi serve salire perché già siamo saliti prima. Ok, mi serve una cura. Mi serve una cura e anche... Non me li spawnare però addosso, Juego. Va bene tutto, però... Porca puttana. Sulle patatine quelle al formaggio, vi stavo dicendo. Io non so che rapporto abbiate con queste patatine. Se vi piacciono o meno. A me una volta non mi dispiacevano. Non sono mai state le mie preferite. Ma dopo un capodanno in cui, preso dalla fame chimica, le ho mangiate stantite, perché era rimaste lì aperte tutta la sera. È rimaste aperte tutta la sera ed è diventate... Non brutte, non avevano un cattivo sapore, ma avevano quella consistenza un po'... Sai quando lasci qualcosa aperto per troppo tempo e non è più croccantoso, ma non è neanche molle. È quella strana forma che però alla fine dici, ok, posso ancora mangiarla, ma poi la mangi e dici, forse era meglio se lasciavo perdere. Ecco, io ero... E io come risalgo qua ora? Mi hanno fregato. Sì. Sì, mi hanno fregato, non potevo più risalire lì. E quindi di conseguenza ho dovuto mangiare qualcosa perché ero in preda alla fame chimica e l'unica cosa che era rimasta sul tavolo era quella. Ah, cos'è? Olio. Coerenza persa. Ed era rimasto solo quello e non ne ho mangiato tantissimo, ne ho mangiati un po' giusto per non rimanere con lo stomaco vuoto mentre sei in fame chimica. O queste polpette faranno di te una piadina. Puttanega, che male. Ok, devo capire... Se le polpette crescono ancora, sarà un vero disastro, Flint. Già. Lo so, papà, ci sto provando. Stanno piovendo queste polpette. Porca miseria. Ma questo io... Ah, ma lo po... Ma allora lo posso spostare. Forza applicata. Ma solo finché sono... Posso spostarlo finché sono sull'olio, propulsione. Quindi... Rilocalizzazione! Flint. Dio mio, stai zitto.
Ah, ok, qua non c'era bisogno. Sì. Ok, c'è un pacchetto di Doritos là per terra. Siamo a 27. Io credo che ce la possiamo fare. 28, 29. Me ne manca una sola che forse è qua sotto. Vediamo subito. Ok, qua c'è una pedana per salire nel caso. Ecco fatto. Allora, fino ad ora quindi l'unico livello che abbiamo mancato è il primo. Bottega degli spuntini raggiunta, ricompensa 3.000 ioni. Siamo morti Figliolo, in maniera abbastanza stupida. A volte stupida, è meglio però abbandonare la nave piuttosto che affondare. È arrivato il momento di distruggere quel tuo aggeggio. Hai ragione. Papà, è la mia invenzione migliore. Tutto qua? Papà, è la mia invenzione migliore. Non posso distruggere la mia invenzione migliore. Non ho visto se abbiamo ottenuto un potenziamento. Forse sì, però abbiamo ottenuto un trofeo che non abbiamo visto neanche a questo giro. Vediamo. Dopo le polpette giganti, tornai al laboratorio per spegnere il replica cibo. Ma il telecomando del replica cibo era sparito. Ha rubato chi? Non so io. Il pericolometro sul rosso. E i turisti in arrivo? Capì che dovevo prendere in mano la situazione. Cos'è sta roba? È stata bellissima la musica. Turisti nei guai. Pollo arrosto. Vediamo la nuova arma. Allora, cosa possiamo potenziare? Io punte... Allora, uno di voi mi ha detto che c'è un tornado di spaghetti. Io questa cosa del tornado di spaghetti penso già di saperla, non perché me lo sia spoilerato, ma perché se non sbaglio, non ce l'ho qua, era sulla custodia del gioco. Avevo visto una schermata in cui c'era un tornado fatto di pasta. Punterei a potenziare questa io, giusto per essere sicuri. Quindi, diamo un attimo valore di importanza. Diamo un attimo valore di importanza. Eccolo qua, l'altro pezzo del puzzle. I pezzi, le armi che voglio potenziare salendo di grado sono, prima di tutto, la forchetta. Seconda cosa, cos'è che abbiamo mancato nel primo episodio? La palla di gelato? Credo di sì. Quindi puntiamo la pistola che scalda, perché non si sa mai. Dobbiamo potenziare la spada, la nostra spada. E forse come terzo, quarto, adesso vediamo quale dei due mi conviene, potenziamo il pugno che abbiamo appena usato, perché magari fa più danno, magari va più veloce. E infine quella che risucchia e poi spara.